Ecotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Ancora finita, come sapete, dopo il voto delle amministrative la domenica in tanti comuni si andrà al ballottaggio e soprattutto è sotto osservazione la situazione a Padova e anche a Verona. Intanto arrivano altri ospiti, ma noi andiamo avanti per il momento. A Padova e Verona, dicevo, due ballottaggi importantissimi con Massimo Bitonci e Giordani da una parte e dall'altra il candidato del centrodestra Lega Nord Sboarina, che se la dovrà vedere con Patrizia Bisinella del Fare. Ma poi c'è tutto il resto, no? Ci sono altri comuni, ci sono altri giochi, non soltanto in Veneto, in Friuli Venezia Giulia, e di questo parliamo per dire, ma dopo che si sarà votato il 25 giugno e sarà finita, ci sarà la solita minestra, cambierà qualcosa, sia pure essendo queste delle elezioni amministrative. Allora, sindaco, si accomodi pure, venga, intanto qua siamo abituati anche. Buonasera, prego. Buonasera, scusate per il ritardo. Si immagini, sindaco di Piombino. Sindaco di Piombino Desio, buonasera. Cesare Mason, grazie tante per essere qui con noi. Complimenti, complimenti. Grazie. Complimenti. Diego Cancian di Forza Italia, buonasera Cancian. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera Sergio Bellato, Fratelli d'Italia. Buonasera. Jacopo Berti, Movimento 5 Stelle. Buonasera a tutti. Pietrangelo Pettenò, Sinistra Veneta. Buonasera direttore, buonasera a tutti. E Alberto Montagnier di Raise e Venete. Grazie buonasera a tutti per essere qui con noi. Allora, facciamo così, partiamo da un commento sulle amministrative che abbiamo, commenti vari che abbiamo raccolto a Vicenza tra esponenti della politica. Se il centrodestra corre compatto, vince e porta a casa i risultati. Il dato più significativo è la scarsa affluenza alle urne e quindi dobbiamo come politici ritornare a coinvolgere le persone. Non vogliamo numeri, ma vogliamo cittadini. Centrodestra, centrosinistra, Movimento 5 Stelle, tre poli, tre modi diversi di vedere la vita, di fare politica, di leggere queste elezioni. Vicenza si proietta già sul 2018 quando di tanti ne resterà uno e siederà sul trono di sindaco. In realtà candidati e partiti si stanno già scaldando, ma la cartina tornasole sono le amministrative di Padova e Verona. In tutti e due i casi centrodestra lanciatissimo, centrosinistra che arretra e Movimento 5 Stelle che resta al palo senza arrivare mai a doppia cifra. Sfatiamo il fatto che i cittadini hanno sbagliato a votare. Questo non l'abbiamo mai pensato, ma quello che ci chiediamo è perché il Movimento 5 Stelle sia sparito dai radar. Dove siete finiti? Dove siete andati? In realtà il Movimento 5 Stelle non è sparito, noi ci siamo e ci saremo anche nel futuro. Il Movimento 5 Stelle rassicura tutti, mentre il centrosinistra, come il centrodestra, punta all'unità per vincere le elezioni di Vicenza del 2018. Andando uniti si vince, spaccandosi invece si perde. Io mi auguro che il centrodestra sappia fare sintesi, lavori fin da subito per trovare un candidato serio che rappresenti
la società civile di Vicenza, ma soprattutto lavori ad un programma per rilanciare una delle più belle città del nostro Veneto. Sicuramente ci sarà un tavolo d'incontro, cominceremo a riflettere, perché bisogna partire da un punto, bisogna analizzare il voto. I vostri peccati. Bisogna analizzare il nostro voto, sui nostri peccati. Il mea culpa. Faremo sicuramente la nostra colpa, analizzeremo la situazione, ma ripeto, non ci scostiamo, noi non vogliamo prendere i voti degli altri solo per avere un numero in più, ma vogliamo dei cittadini attivi, vogliamo dei cittadini che partecipano alla vita politica. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri. Allora Bellato, adesso già si parla di Treviso nel 2018, di Vicenza nel 2018, no? E molti anzi dicono: ma come mai c'è questa scansione delle elezioni così strana, che prima votano alcuni, poi votano altri, e ci sono polemiche anche su questo. È una delle cause principali anche di questa scarsa affluenza al voto, perché siamo chiamati troppo spesso al voto e troppo spesso anche con regole diverse. Quindi il cittadino è frastornato, perché si va a votare per le europee, si vota in un modo, per le regionali un altro, per le comunali un altro, e quindi per le politiche un altro ancora. Per fortuna che è saltato l'accordo su quella legge porcata che stavano approvando i partiti maggiori in Parlamento, che ancora una volta andava a togliere la possibilità per i cittadini di scegliere i propri rappresentanti. Invece, come le elezioni amministrative che abbiamo visto domenica scorsa, fortunatamente sono elezioni che permettono ai cittadini di scegliere il proprio sindaco, di scegliere i propri consiglieri comunali attraverso le preferenze, e questo è un elemento molto ma molto positivo. E questa è stata una competizione importante, perché ha dato un messaggio chiaro: la necessità, per quanto riguarda gli amministrativi, di aggregarsi, perché se non ci si aggrega e si fa come il Movimento 5 Stelle, non voglio essere, con il rispetto, chi corre da solo alle amministrative comunali perde, inevitabilmente perde, anche se ha magari un voto di opinione a livello nazionale molto più elevato. E quindi su questo, ecco l'importanza per gli schieramenti sia di centrodestra che di centrosinistra di trovare la sintesi, riuscire ad aggregarsi, presentarsi con dei candidati credibili, perché il candidato fa la differenza, mentre in altre competizioni il candidato magari ha un'importanza minore per quanto spesso riguarda le elezioni amministrative. Spesso nominato, no? Sì, a livello nazionale sono troppo spesso nominati, mentre per quanto riguarda i comuni ci si presenta in modo credibile, con la persona e con la squadra credibile, e questo premia, perché i cittadini premiano non tanto l'appartenenza partitica politica, ma premiano la proposta che arriva da persone credibili. Ne abbiamo dimostrazione in tutta la nostra regione, e credo che questo possa insegnarci ad avere più umiltà di stare in mezzo alla gente per sentirne i bisogni e tradurre la nostra azione politico-amministrativa in risposte concrete per i cittadini. Questo premia. Senta, a proposito di Vicenza, sembra che dopo Achille Variati verrà candidato Jacopo Bulgarini. Delce, come vanno le cose a Vicenza per il centrodestra? Si sta creando una squadra, un'aggregazione. Noi siamo convinti anche in questo caso che Vicenza possa tornare ad essere amministrata dal centrodestra, come è stato per tanto tempo. La sinistra ha vinto sfruttando le divisioni del centrodestra. Stiamo lavorando per preparare già una candidatura importante che rappresenti bene Vicenza, in modo tale da riuscire a crearci attorno una squadra che unisca tutto il centrodestra, e in questo modo ci presenteremo in modo credibile per le prossime competizioni che si terranno l'anno 21. Allora sentiamo anche un Vox Populi, come spesso facciamo anche nei nostri telegiornali. C'è un partito che continua a crescere ad ogni elezione, non ha una struttura, non ha un segretario né un portavoce e non fa nemmeno campagna elettorale, ma aumenta sempre, anche a Padova e provincia. È il partito dell'astensione, aiutato anche da certe scelte di calendario. Queste vie Altinate, siamo nel cuore di Padova, come vedete però non c'è praticamente nessuno per Padova, e anche il ponte di Sant'Antonio, e molti si sono domandati se fosse giusto votare in una circostanza del genere. In effetti l'astensionismo a Padova è arrivato al 40%. A mio avviso tutte le elezioni dovrebbero essere fatte nei mesi cosiddetti morti, ottobre, in primis, in modo che non ci sono ponti, non c'è il mare, non c'è la montagna, e che c'è la gente a casa, magari si sveglia andare a votare. Ma il mare e la montagna non sono il solo motivo dell'astensionismo, c'è qualcosa di più profondo e di più grave. Sì, un po' di distacco dalla politica, dalla vita reale, quello che è la politica.
Secondo lei è giustificabile, comprensibile questo atteggiamento, oppure bisognerebbe comunque andare alle urne? Bisognerebbe andare alle urne. Chi non va a votare legittima lo status quo, e lo status quo vuole questo, che non si vada a votare. Che molte azioni, molte promesse vengono fatte elettorali, magari non vengono mantenute. Adesso non so di preciso a Padova perché sono solamente studente, ma noto che anche le diverse forze politiche poi si accordano o fanno degli accordi appunto in cui non erano prima a conoscenza dei cittadini, e in generale non mantenere le promesse per me è la cosa che crea più scontento. Per certo, non so, penso disinteresse da parte delle persone. Non ci si crede più? No, credo. È giusto? Secondo me no, io ho votato però non parlo per me, insomma, certo. No, io credo che sia assolutamente utile dover andare a votare per esprimere una propria preferenza e per poter comunque essere parte della comunità e di quello che ne deriva, insomma, dalla politica stessa. Io sono assolutamente del parere che se ci si deve creare un buon valore, una buona comunità e migliorarla, è necessario assolutamente andare a votare. Interviste raccolte da Filippo Pois a Padova. Allora, Jacopo Berti, tra l'altro molti dicono, ma insomma i sindaci possono fare pochissimo perché hanno tagliato loro le gambe, quindi a quel punto la gente non va nemmeno più a votare i sindaci. Però a parte questo, il Movimento 5 Stelle sotto attacco adesso perché insomma queste amministrative non sono andate come Grillo sperava andassero. E lo stesso Grillo dice, beh, però poi vedrete le politiche, no? C'è una differenza proprio, diciamo, tecnica tra le amministrative e le politiche per quanto vi riguarda? Ma questo è puramente, questo è oggettivo. Non dimentichiamoci che dati alla mano, quindi lasciamo fuori la politica, prendiamo proprio i numeri, freddi numeri. Se uno prende il 2012, stessa località d'Italia, e il 2017, il trend, seppur di poco, è leggermente positivo. E se andiamo a prendere le singole liste dei partiti e andiamo a raffrontarle con i numeri del Movimento 5 Stelle, sono assolutamente in linea, se non leggermente in flessione. Perché? Perché oggi si è creato, oggi in Italia, purtroppo vediamo una cozzaglia di liste civiche, che in verità sono delle civiche col doppio fondo, potremmo dire, cioè sono delle civiche che si presentano come civiche e in verità dietro ci sono i partiti che molto spesso hanno quasi vergogna a presentarsi mettendoci la faccia loro per primi, e questo purtroppo, dico, va a discapito del cittadino che dice io vorrei votare un civico, vorrei votare veramente qualcosa che non sia la politica del partito, e invece se lo trova che gli rientra dalla finestra. Perché dico questo? L'astensione parla di questo. Cosa ci dice l'astensione? I cittadini vogliono votare e vogliono essere protagonisti della politica. 4 di dicembre, 72-76% di voto abbiamo avuto in Veneto, medaglia d'oro d'Italia come numero di votanti. Quindi vuol dire che i cittadini in un voto che era importantissimo, perché era un voto immediato, era sì o no a un referendum che poi ha fatto cadere un governo proprio il giorno dopo, volevano e vogliono essere protagonisti nella vita politica. Quando invece la fila degli intermediari politici è molto grossa e molto importante, purtroppo il cittadino sente che il momento decisionale si allontana tantissimo da lui e lui viene visto solo unicamente come un numero, addirittura spiacevolissima usanza tutta italiana della politica, di chiamare i cittadini come numero di voti, i pacchetti di voti, tu quanti ne sposti, tu quante ne sposti. Oh, ma non sono mica le mucche, eh? Cioè non è che sono delle mandrie che si spostano, il cittadino è proprietario e è unico detentore del proprio voto e non è di proprietà di nessun capo di partito, di nessuna circoscrizione, è lui che si informa e decide. Allora purtroppo quando arriviamo a questo il cittadino dice, ma caspita, io non mi sento rappresentato a queste persone, non vedo nessun effetto del mio voto sulla mia vita, quindi mi disaffeziono e si crea questa frattura dove purtroppo spesso succede, ripeto, quando c'è un'intermediazione lunga e autoreferenziale. Quindi questo oggi secondo me è un tema importantissimo perché non è solo l'Italia, si riflette in Francia, si riflette in tutta Europa dove il trend è sempre lo stesso da questo punto di vista. Allora, Sbuarina Verona e Bitonce Padova hanno già fatto il pieno, no? Allora, io e Cian, tra l'altro seguiremo con le nostre reti anche molto attentamente Verona, perché ci sarà questo ballottaggio tra Sbuarina e la Bisinella, con polemiche, perché la Bisinella, la Lega dice era della Lega, adesso farà il governo alla stampella del fare, come fa la Bisinella che era leghista ad allearsi, perché così pare che avvenga con il PD. Mi pare anche abbastanza normale, visto che al governo
Tosi sostiene il centro-sinistra, quindi, cioè, mi pare anche normale questa cosa. È una logica conclusione, no? Tra l'altro ieri Giorgio Santini si è fatto scappare, diciamo, durante un'intervista, che così le cose andranno, no? Perché c'era ancora chi ne dubitava. Siete invece Forza Italia, però Verona ha vinto Sbaurina è arrivato primo, diciamo, però Forza Italia non ha ottenuto un grande consenso, no? Ma dipende da quale, perché ce n'era una che l'ha ottenuto, quella che appoggiava la Pisinella l'ha ottenuta il risultato. Cioè, io mi rilascio un attimo a quello che diceva il consigliere Berti. Se fosse vero quello che dice lui, 5 Stelle avrebbe stravinto, invece non è andata così. La gente non va a votare le civiche perché gli si presenta lo specchietto per le allodole. La gente va a votare le civiche, che non sono mascherate, ma sono tutte persone che non si sentono più parte di un partito, perché i capi dei partiti non sono in grado di creare una coesione tale da rendere appetibile il programma del partito, e le guide regionali, nazionali, dei partiti, io parlo per Forza Italia, non parlo per altri, ma sicuramente Forza Italia lo si è visto, Forza Italia ha vinto in un'alleanza che in questo momento ha portato dei sindaci a fare il ballottaggio. Vincere, secondo me, significa diventare sindaco. Io starei un attimino tranquillo e aspetterei il 25 prima di dire abbiamo vinto, perché da come si impostano le cose, secondo me, non sarà proprio così una passeggiata. Resta il fatto che Forza Italia è andata al 4-5% medio nel Veneto, mentre le civiche di centrodestra, con dentro un sacco di esponenti di Forza Italia, sono andate al 10%. Allora, è chiaro che vuol dire che le persone di centrodestra si riconoscono nei partiti di centrodestra, quelli che sono più affezionati al partito, quelli che sono sempre stati una grande parte votante del centrodestra si riconoscono nelle figure, nelle persone, e non seguono più le linee del partito. Quindi in questo caso Forza Italia deve fare una seria riflessione su come sta governando il partito in Veneto, su quali sono i suoi esponenti in Veneto, perché vedo gente che si allea col PD nel Rodigino, vedo gente che si allea con altri movimenti, con liste civiche di centrosinistra, con Casa Pound. Cioè, qua ognuno fa quello che vuole, non c'è più una direzione di partito. Evidentemente, forse in alcuni casi, l'interesse primario di rimanere come onorevole finché si ripresentano le liste, nella lista di quelli che verranno votati, prevarica rispetto a quello che è l'interesse del partito, della gente, del programma, dei cittadini. Io penso che hanno perso di vista questo obiettivo, e cioè l'interesse primario. L'interesse primario non è salvare il proprio culo su quella poltrona, ma è quello di far sì che i cittadini abbiano un futuro per i loro figli, un posto di lavoro, un'economia che funziona, e per far questo bisogna fare altre cose. Sentivo stamattina dei commenti, qualcuno diceva, ma in Germania il sistema tedesco poi porta alle grandi coalizioni, dove tutti dicono che cosa faremo per il bene del paese, qui in Italia modello un po' complicato, perché poi tutti dicono cosa facciamo per ciascuno di noi, no? Per le varie botteghe. Che pezzo mi prendo io del paese? Esatto, questo è quello, purtroppo. Questo è un po' il discorso, un po' nel nostro DNA, le fazioni, anche certi egoismi, insomma, il senso dello Stato abbastanza insufficiente. Allora, Pietrangelo Pietenò, abbiamo detto di Verona, poi ovviamente parleremo anche di Padova, no? Però ecco, un altro tema è quello di cui si diceva prima, cioè il fatto che poi i sindaci, anche stando così alle opinioni che abbiamo raccolto, non rappresentano anche per quanto riguarda esponenti delle istituzioni, persone che possano in qualche modo incidere sulla realtà, no? Cambiare la situazione. Come la pensa lei? Penso che chi sceglie di fare il sindaco, abbiamo uno stasera, insomma, è una bella missione, è un grande coraggio, ci vuole oggi. Ma davvero, perché proprio è diventata un'opera difficilissima. Eroi. E credo che su questo stia pesando anche questa disaffezione alle urne nelle comunali.
cioè che era il punto più avanzato, perché fino ad oggi bene o male la disaffezione verso la classe politica in generale, i partiti nazionali, le civiche ci sono sempre state nei comuni tradizionalmente, insomma, no? Dopodiché nelle grandi città adesso c'è la rincorsa al candidato di quel partito di mettere 10 liste civiche, perché così disorienta un po' e cattura un po' di voti quella, quindi c'è la tendenza. Però io leggo in questo dato di forte astensionismo, se si va a vedere, ci sono, dopo si va a vedere, in alcuni comuni addirittura anche sotto il 50%, cioè vuol dire attorno al 50%, perché magari sono state spaccature, perché magari, cioè, in sostanza è venuta meno, sta venendo meno anche ai livelli più bassi locali nei comuni la fiducia del cittadino verso l'amministrazione pubblica, la politica, la cosa pubblica, e anche la disaffezione verso, perché che possono risolverti i tuoi problemi, cioè quel messaggio dice vabbè, che è quello che scattava sulle dimensioni di politiche nazionali, adesso scatta anche nei livelli più bassi nei comuni. Questo è preoccupante, cioè non è tanto il fatto, lo diceva forse Jacopo, ma ci stanno tante cose, camuffamenti, ma credo che sia questa la profonda ragione di una disaffezione che è preoccupante anche in un'elezione come quelle comunali. Dopo il calendario, per amor del cielo, se si votasse, è anche vero che è davvero singolare che in un paese, non esiste così in tutti i paesi d'Europa, cioè si vota per le amministrative, si vota quell'anno ogni 5 anni e quell'anno lì si vota. Qui in Italia stiamo facendo i ballottaggi e si discute delle alleanze di Vicenza, di Treviso, eccetera, eccetera, quindi di altri milioni di elettori che andranno a votare fra un anno. Fra un anno vuol dire che finito il ballottaggio, ci sono già un po' di mesi di ultima amministrazione, poi si comincia a parlare delle coalizioni che si presenteranno, quindi vuol dire che praticamente fra 2 mesi siamo già in campagna elettorale della prossima tornata. Poi l'anno dopo c'è qualche altra scadenza, ovviamente, quell'altro dopo c'è quell'altra, poi le politiche, poi europee, poi, cioè, poi c'è le politiche l'anno prossimo, poi c'è. Cioè, voglio dire, un po' di ordine non farebbe male in questo paese, e tanto ci farebbe risparmiare un po' di soldi da un lato. Secondo, orienterebbe anche, diciamo così, il cittadino ad approcciarsi alla politica. Noi si vota solo, in un anno si voteranno le politiche, in un anno si vota le amministrative. Soprattutto sapremo veramente chi ha vinto e chi ha perso. Cioè, no? Ogni anno questo non risolverebbe i problemi. Il problema più grave, secondo me, è quello della credibilità della politica e della capacità della politica di affrontare i problemi, dopo di risolvere un problema grande, ma di affrontarli. In Germania faceva prima l'esempio, lei, la grossa coalizione, cioè quindi fra idee completamente diverse, fanno la grossa coalizione, firmano dal notaio l'accordo del programma e quello va fatto. Esatto. Cioè, vuol dire, in Italia puoi firmare tutte le carte che vuoi, cioè, vuol dire che non valgono niente, perché un giorno uno si sveglia, un primo ministro dice adesso cosa ti faccio, cambio la Costituzione, ah sì, bravo, bravo Mona, infatti è caduto. Cioè, vuol dire, è così, c'era scritto nel patto di governo con quelle forze, no, se l'è inventata lui, strada facendo, cioè è così l'Italia, cioè non c'era, era la serietà della politica, il dire delle cose che si fanno, non raccontarle sempre e poi non fare le cose. Possono piacere un sindaco, può essere di centro, di destra, di sinistra, di sotto sopra, purché venga riconosciuto dal cittadino come uno che si è impegnato in quella direzione, e se uno è primo ministro deve fare ancora di più la credibilità e costruirla in quel senso lì, altrimenti racconta frottole. Allora, in attesa di capire se Flavio Tosi nuoterà per 10 km nell'Adige, perché così ha detto nel caso dovesse vincere Patrizia Bisinella, andiamo a Padova, dove come sapete adesso ci sono grandi manovre nel centro-sinistra, perché il giornale andrà al ballottaggio, ma si sta parlando di un'alleanza che sembra sicura come quella di cui parlavamo prima a Padova con Lorenzoni. Vediamo il servizio. Arturo Lorenzoni sosterrà Sergio Giordani al ballottaggio? Per Padova è una questione che potrebbe rivelarsi determinante, visto che, dati del primo turno alla mano, in ballo c'è il 22% dei voti. Coalizione Civica ha deciso di sottoporre la decisione al voto degli iscritti. Decisioni di coalizione civica, queste fondamentali a maggior ragione, vengono prese in assemblea, per cui quello che decide l'assemblea è sovrano. Com'è? Che aria tira tra gli iscritti? Di sicuro tra gli iscritti c'è la volontà grandissima di sentire la responsabilità che più di 22.000 padovani ci hanno affidato con i loro voti. Tra gli osservatori interessati alla consultazione c'è naturalmente il Partito Democratico, parte integrante della coalizione Pro Sergio Giordani. Il programma stesso dice che molte cose sono sovrapponibili.
l'idea di città stessa, l'idea che il sociale venga prima di tante altre cose, un senso di responsabilità nei confronti dei cittadini. Mi pare che partendo da questi elementi si possano sicuramente trovare le basi per lavorare bene assieme tutti. Ma se le coalizioni di Giordani e Lorenzoni non partono da posizioni lontane, è anche vero che gli estremi dell'intesa sono ancora da scrivere. L'accordo deve prevedere condizioni paritarie tra la coalizione che ha sostenuto Giordani e quella che ha sostenuto Arturo Lorenzoni, su base programmatica, cioè le indicazioni, gli indirizzi programmatici della coalizione che ha sostenuto Lorenzoni devono essere recepite da Sergio Giordani. Servizio di Filippo Fois, sindaco di Piombinadese, e Cesare Mason, grazie ancora per essere qua. Sindaco, a cosa attribuisce, diciamo, questo risultato? Che pochi hanno ottenuto, perché molti altri, insomma, sono andati al ballottaggio. Sì, noi, il nostro comune è sotto i 15.000 abitanti, per cui andiamo all'elezione diretta del sindaco, vince la maggioranza. La mia vittoria, io ho fatto una lista civica praticamente, e quello che ha scelto i cittadini sono stati i candidati. I candidati, di estrazione ad ampio raggio praticamente, del tutto il sistema politico del territoriale, tutte persone inserite già nella società nostra, che fanno volontariato. Non abbiamo chiesto niente di più a questi signori di poterci dare, devono solo continuare a darci quello che hanno fatto finora. Abbiamo uno dei fondatori di Amnesty International di Castelfranco Veneto, abbiamo il presidente delle ACLI, abbiamo una giovane laureata in sviluppo aziendale, cooperazione allo sviluppo, direttrice di una cooperativa che si occupa di inserimento di disabili nel lavoro. Abbiamo ragazzi dell'oratorio, insomma tutta gente che è già impegnato e fa il consigliere già in un altro settore del nostro paese, per cui abbiamo tutta gente meravigliosa, preparata, con le idee chiare in testa, che sanno già quello che vogliono. Giovani, tra l'altro, in cui ho rivisto l'entusiasmo che avevo avuto 20 anni fa, quando per la prima volta sono entrato in consiglio comunale con il senatore Luciano Cagnin, giovane, con voglia di fare, con tante idee, tanto che ho messo in piedi il gruppo più grosso dell'Alta Padovana di Protezione Civile, ho formato il distretto Veneto dell'illuminazione, perché l'associazione di categorie se la rimpalzavano dall'una all'altra, mi sono messo io di prima persona, 250 aziende, sottoscritto il documento, è nato, che si chiama Veneto Luce, questo distretto industriale, che proprio raccoglie i finanziamenti che vengono dati alle forme di cluster che vengono formate e girano il mondo sotto un unico stemma, sotto un unico marchio, all'interno di manifestazioni fieristiche in tutto il mondo, sotto un unico logo, però ben divisi per ogni settore dell'illuminazione, stiamo parlando. Per cui qualcosa anch'io avevo fatto e abbiamo fatto, questa squadra è nata. La nostra lista ha raccolto molte preferenze alle persone, mentre gli altri nostri avversari è stato un voto di simbolo e basta, semplicemente, nessuno ha scritto il nome di un candidato, è stata solo l'ideologia, gli slogan politici e basta, però la gente non li ha premiati assolutamente. Senta, signor, lei crede che il proprio cittadino abbia gli strumenti, non soltanto economici, per fare qualcosa, per migliorare la situazione, perché tanti sindaci sono spesso rassegnati, sono molto mortificati anche dai bastoni tra le ruote che hanno avuto? Lo stesso distretto dell'illuminazione che avevo formato quella volta non ci è costato una lira, ci è voluto solo un po' di impegno e buona volontà, riunire tutte le aziende del settore, perdere un sacco di tempo, per carità, però era il mio ruolo e l'ho fatto molto molto volentieri. Siamo arrivati all'obiettivo. Ci sono un sacco di progetti che non richiedono finanziamenti o soldi. Se io voglio portare alla popolazione, allora, esaminando alcuni casi dove il telefonino che abbiamo in tasca tutti i giorni, un piccolo esempio, i nostri figli a 10 anni hanno uno smartphone che è una bomba in tasca, se usato male.
cosa costa a un amministratore pubblico fare una serata dove chiamare uno specialista che insegna ai genitori soprattutto qual è il pericolo che possono incorrere nell'uso del telefonino e dei loro figli. Questo eviterebbe, questo piccolo investimento evita, potrà evitare negli anni a venire un sacco di soldi di investimento per curare i ragazzi che sono stati vittime eventualmente di questi disagi, di questi abusi. Per cui, ripeto, un sacco di iniziative, basta avere la voglia, basta avere i ragazzi giovani che dicono facciamo una serata dedicata a questo, una serata dedicata all'altra, facciamo formazione, facciamo cultura. Questo vuol dire far crescere la gente. Un domani, quando andranno a votare, non saranno più delle capre, ma ragioneranno con la loro testa e daranno merito al merito, basta. Allora, un sindaco sinistro, i padovani se lo meritano ancora da una vita, dico che i diversamente abili per votare devono superare un test solo. Allora, restiamo a Padova, abbiamo sentito prima la sinistra, servizio adesso con Roberto Marcato e mi pare anche un altro esponente dello stesso schieramento, vediamo. Mi compare. Giovanni Lorenzoni dovranno far convivere anime contrapposte. Noi invece preferiamo rivolgerci con la nostra storia, le nostre facce, la nostra esperienza a tutta la città di Padova e ci rivolgiamo anche a quel centro moderato patavino che non si riconosce nell'estrema sinistra che sosterrà Giordani e non si potrà riconoscere in un centro che oggi non ha più rappresentanza né in Regione Veneto né nel Parlamento italiano. La coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Massimo Bitonci si sente molto lontana dal dibattito che anima in queste ore il centro-sinistra. In vista del secondo turno, il centrodestra padovano si prepara alle ultime settimane di campagna elettorale, quelle che decideranno chi amministrerà la città per i prossimi 5 anni. Si punterà a far non soltanto riconfermare i voti che sono stati presi al primo turno, che sono già di per sé ingenti e sono 10.000 in più di quelli presi al primo turno 3 anni fa, ma soprattutto si dovrà spingere quanti credevano forse che Massimo Bitonci avrebbe già vinto al primo turno ad andare a votare. Ci sono stati molto astensionismo, io credo che fosse una buona parte un astensionismo sicuro del risultato. Ecco che invece il mio appello è: tornate alle urne il 25 giugno e votate per il miglior sindaco che Padova possa avere, Massimo Bitonci. Questo era Cavatton, servizio di Filippo Fois. Allora, abbiamo Tanier. No, scusa. Volevo dire che lui era un esempio che da un partito si va in lista civica perché non ci si riconosce più nella testa del partito, nella testa locale, regionale, non nella testa nazionale. Certo. Cavatton è un esempio. Benissimo, dicevo Montagnera, allora che sistema elettorale ci sarebbe in una Repubblica Veneta? Le preferenze? Se andiamo a fare dei riferimenti storici, i partiti erano vietati nella Repubblica e contava la persona. E questo mi dà un ottimo aggancio perché a livello di amministrative e di comunali è chiaro che la gente deve guardare veramente la persona al di là del partito e al di là di certe ideologie e certe appartenenze. Purtroppo in Italia molti votano per un partito come essere dei tifosi di una squadra di calcio. E lo fanno per tradizione, di famiglia, da sempre, insomma, senza mai farsi opporsi delle domande. E il discorso dell'astensionismo possiamo anche dire che è un po' un problema di tutto il sistema Italia che è malato, cioè con tutto il rispetto dei sindaci, chiaramente che sono l'ultima frontiera purtroppo anche adesso in difesa dei cittadini, perché dove va, quando un cittadino ha un problema adesso va a suonare il campanello della casa del sindaco, non più neanche il comune ma a casa direttamente, e qui rendendo appunto merito a questi sindaci, purtroppo anche loro sono vittime di questo sistema nato per perpetuare se stesso. Le riforme sono difficilissime perché è tutto puntellato per continuare a tenere in piedi questo moloch, questo monolite che è lo Stato italiano e la sua politica, la sua classe politica. E per cui ecco dove c'è un ulteriore scollamento che poi ricade purtroppo anche sulle amministrative.
C'è un problema anche di società, però diciamo anche questo. Giustamente venivano citati prima i telefonini. La gente purtroppo ha la testa altrove. Non sono più gli anni in cui ero più giovane anch'io e anche molti dei presenti, dove si discuteva di politica, si faceva politica, si dava e si prendeva anche qualche cazzotto. Non si arrivava, per carità, alle cose estreme che abbiamo visto. Però, insomma, c'era un confronto diretto, fisico, c'era un confronto diretto, c'era anche, una certa passione. I social. Invece questa società è anche un po' snaturata, è anche tolta, faceva anche anche visioni diverse, però sì chiaramente no, ci prendeva molto e si dava diverse. Un cazzotto, ecco. Non è che sì. Anche un discorso di come è strutturata adesso la società: non ci sono più le piazze nei paesi, le piazze dei paesi sono deserte. Dov'è la gente? Dentro i centri commerciali ti fanno passare il tempo all'interno di un cubo pieno di negozi, dove la gente ci sta anche perché d'estate è caldo, d'inverno è freddo, vede tutti questi bei negozi, ma non socializza, non lega, sono tutti estranei che camminano per lo stesso percorso attorno a luci e colori. E mentre una volta sulle piazze, dalle piazze nascevano anche le contestazioni, per cui la gente maturava, ecco, c'è anche questo purtroppo. Un po' il benessere, un po' le agiatezze, insomma, queste cose qui hanno fatto perdere alla gente la passione di avvicinarsi anche alla politica in un'altra maniera, ma anche gli fa perdere un po' anche il contatto con la realtà, per cui poi vengono anche votate o prese dei provvedimenti che ti andranno anche a danneggiare, magari non danneggiano la tua generazione, perché ormai magari la nostra parte l'abbiamo fatta, però signori abbiamo un debito con i nostri figli, abbiamo un debito con i nostri figli che sono ancora più lontani purtroppo, perché già hanno l'idea che se ne devono andare, già come dire non si appassionano ancora meno, perché hanno i problemi di trovare un posto di lavoro, di mettersi da parte lo skate, di comprarsi una casa, ci sono problemi grossi, soprattutto lo stato sociale poi che sempre più verrà smantellato, per cui ci saranno meno cassamalati, meno pensioni, dovranno lavorare di più, perché un certo sistema ti sta depauperando e portando via giorno dopo giorno quei valori e quelle cose guadagnati nei secoli, che adesso qualcuno piano piano, e non c'entra neanche la politica, scusate, a livello né regionale né nazionale, c'è qualcuno ben sopra che dà gli ordini di scuderia, ecco, e vengono messi là dei signori a guardia delle grandi rendite di capitale, perché il capitale deve rendere, invece noi, nei nostri valori, della nostra terra, della nostra storia, doveva rendere il lavoro, il risparmio, il mettersi da parte qualcosa, invece adesso c'è speculazione e finanza, e questo taglia le gambe a tutti quanti, dai governi centrali alle amministrazioni periferiche. A proposito, poi parleremo anche delle banche popolari del Veneto, parleremo anche di migranti, perché c'è la questione, l'allarme degli avvocati di Venezia, che dicono sono talmente tanti i ricorsi dei migranti che sono stati espulsi e che i tribunali sono intasati e sull'attività è pressoché bloccata. Ma restiamo a Venezia ancora un po', perché ha stupito un po', anzi molto, l'uscita del sindaco Luigi Brugnaro, che a proposito dei candidati di mira del prossimo ballottaggio ha detto: io voterei per il candidato del PD piuttosto che votare per Milano. Perché c'è il suo nemico, la Lega. Se a mira per Luigi Brugnaro il PD è l'avversario, a Milano il sindaco di Venezia invita a votare la candidata democratica Maria Rosa Pavanello. Contro il leghista Alberto Semenzato, nonostante a Cafarsetti il Carroccio faccia ancora parte della maggioranza, almeno in teoria. Pavanello, io direi, cioè, se dovessi dire, per quello che Semenzato ha detto su di me negli ultimi 2 anni, credo che sia difficile per me sostenere Semenzato, ma proprio come persona, non come gruppo politico evidentemente, perché insomma non farò campagna, ma insomma... Se uno mi chiede un parere, sicuramente non mi sono impegnato particolarmente contro il sindaco. Segretario provinciale della Lega, al tempo della campagna elettorale 2015, Semenzato fu fondamentale alleato di Brugnaro al secondo turno, quando l'imprenditore fu eletto anche grazie ai voti del Carroccio. Dell'accordo fra i due faceva parte l'impegno, poi ritirato dal sindaco, di celebrare il referendum sulla separazione tra Mestre e Venezia. Da allora tra Brugnaro e Semenzato sono più volte volate parole grosse. Direi ai cittadini: guardatevi da quelli che
incentivano le persone a lavorare contro gli altri, perché alla fine lavoreranno anche contro di voi. Cioè, io credo che bisogna essere anche un po' moderati nelle cose e pensare che comunque l'amministrazione deve essere di tutti, di chi ti ha votato e di chi soprattutto non ti ha votato, devi garantire tutti. Questo è un senso, secondo me, di democrazia e di partecipazione. Per cui quando sento cose eccessive, discorsi eccessivi, francamente io credo che forse insomma, non trovano la mia fiducia. Insomma. Servizio di Tommaso Stoppa, intanto la sindaca di Roma, del Movimento 5 Stelle, Raggi, ha chiesto al prefetto di fermare un po' l'afflusso di migranti, no? Anche questo ha sorpreso, tra l'altro c'è stato Grillo che ha detto nel frattempo bisogna vedere di arginare anche i campi nomadi, gli abusivi, insomma per il degrado romano, no? Ecco, qualcuno ha detto Berti, ma ecco, è un sistema così, sono diciamo armi di distrazione di massa per distogliere l'attenzione. No? Allora, io parto da un presupposto che ci vuole sempre molta umiltà, molta determinazione nel portare avanti il proprio lavoro. Queste elezioni ci hanno dato un responso che dipende dalla parte a cui lo si guarda, però insomma è stato un responso importante in cui bisogna guardare questo dato, un dato severo, bisogna accettarlo e bisogna soprattutto ricominciare a lavorare, magari cambiando qualcosa, magari mettendosi in discussione noi per primi, perché non è che nessuno ha la verità in tasca, ripeto, con quell'umiltà, quella voglia di lavorare, quella determinazione che anche a noi veneti ci contraddistingue, questo è importantissimo. Questa è la dimostrazione pratica, ovvero non stiamo lì a piangere 200 giorni, oh, oddio cosa è successo, le pagelle, il processo di Biscardi, roba eccetera, va bene, ok, è andata così. Iniziamo a lavorare sui temi concreti per i cittadini. Virginia Raggi è andata a chiedere immediatamente che venga fatta, ha chiesto addirittura una sua specie di moratoria, perché oggi c'è un'emergenza, che è un'emergenza prima di tutto di criminalità, perché Roma Capitale ha dimostrato questo, che più arrivavano immigrati a Roma, maggiore era l'afflusso di denaro per la mafia. Siccome è un business quello dei migranti in Italia oggi, quello che si chiede è di iniziamo a sospendere, a bloccare questi che sono anche degli arrivi all'interno delle città, soprattutto con delle cooperative che oggi non sono ancora state del tutto bloccate dalla magistratura. Dall'altra parte c'è un piano per la sicurezza di Roma che verrà varato nei prossimi giorni, che dice superamento immediato dei campi Rom, perché oggi i campi Rom sono purtroppo un ricettacolo di criminalità e di illegalità. Quindi noi diciamo andiamo a risolvere questo problema. Il famoso discorso ce lo chiede l'Europa, questo veramente lo dice l'Europa, oggi siamo gli unici rimasti in Europa ad accettare ancora queste cose che sono allucinanti e soprattutto creano una grandissima sacca di illegalità. Infatti noi chiaramente abbiamo detto se uno vuole rispettare le regole, stare all'interno della comunità condividendo tutti quei nostri i dettami di cui noi cerchiamo di farci la portavoce dentro le istituzioni, benissimo, fantastico. Però nel momento in cui invece pensi di fare il furbetto e di anzi andare magari a vivere proprio fuori dalla società andando a lucrare su questa nell'illegalità, mi dispiace ma non c'è spazio per te. Quindi. Sì, c'è un problema anche di comunicazione, nel senso che le televisioni nazionali non fanno che indugiare su quello che succede in Parlamento con i 5 Stelle in genere per diciamo bacchettarli, no? Mentre c'è un'indifferenza totale anche a livello regionale, ma, no? Mi scusi, lì tanta direttore. Attenzione qui assolutamente. Eh? Anche quello che è incredibile è che io ho visto i primi titoli dei giornali di questi giorni erano la disfatta del 5 Stelle, finalmente sono morte, cioè il tenore era questo. Io non ho visto una ferocia del genere, veramente mai, e soprattutto un'esplosione di gioia della parte dei partiti politici, che cioè, neanche quando l'Italia aveva vinto i mondiali ho visto un tale entusiasmo. Allora io penso che è bello se si parla di è bello se ognuno parla dei propri risultati. Allora, non riesco a capire questo accanimento devastante, è quasi fosse un senso di liberazione. Ah, ce ne siamo liberati. Già oggi tutti a fare il funerale. Io dico ragazzi, con calma, ogni crescita e ogni percorso, il mondo non finisce domani, calma, e bisogna essere equilibrati. Un processo di crescita è un processo che ha dei momenti alti e dei momenti più di stanca. Non eravamo dei fenomeni l'anno scorso quando abbiamo vinto a Roma e a Torino, non siamo dei brocchi oggi che abbiamo avuto una battuta d'arresto. Calma, calma, e ripeto, voglia, determinazione e umiltà nel continuare a lavorare, perché il nostro è un progetto a lungo termine che vede il suo diciamo compimento nel momento in cui saremo riusciti a rimettere il cittadino al centro della politica.
non abbiamo fretta, ma allo stesso tempo abbiamo tutta la voglia di portare lo dovete fare. Ma certo, no, quello che ho detto. Perché sulla prima parte credo che il mio amico Berlato di Fratelli d'Italia è d'accordo con te, per cui volevo interloquire io su quella parte un po' di destra che avevi detto. Però voglio dire, di destra, legalità, no, quello, ma... rispetto delle regole. Sì, 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 ma infatti legalità di tutti noi, anch'io sono contro i criminali. Cioè, soprattutto quelli delle banche venete che hanno truffato tanti soldi ai cittadini onesti, e dovrebbero mettere in galera loro ancora prima di occuparsi di campi rom, secondo me, anche se vanno chiusi da sempre, è giusto sta cosa, perché va data altro tipo di accoglienza o di sistemazione ai cittadini italiani che come loro. Però voglio dire, il problema è su questa parte tralascio, però voglio dire la questione dei 5 Stelle. Allora, io non credo che questa battuta d'arresto sia la fine del Movimento 5 Stelle, è evidente, per una semplice ragione: le amministrative contano, dicevamo prima giustamente, l'esempio, se prendo l'esempio del sindaco, tu schieri una quadra del genere, i 5 Stelle non riescono a schierarla, ma non solo loro, ma per merito loro, perché ha lavorato, certo, bene, e quindi è evidente che uno è più bravo, sì, ma è evidente che il grande popolo di elettori che ha votato 5 Stelle non lo riconosce quando nel territorio non ci sei, tutto lì si chiamava una volta radicamento sociale, quindi non so, con grande tranquillità ci riparano i 5 Stelle da noi, che sì, non avevano la forza per presentare, esatto, ci sono riparati nel partito degli slogan, esatto, che avevamo lì, esatto, quindi è proprio questo, no? Quindi non li ritrovi, per cui quando si rifugiano, come hanno fatto in alcuni comuni, a presentare la loro lista e non hanno quella presenza, prendono una batosta, perché così è successo ovunque nei molti comuni. Però è anche, quindi non è il funerale, sono d'accordo, io sono d'accordo con te, non è il funerale, segna il campanello d'allarme secondo me per i 5 Stelle, perché alle politiche ritorneranno su, è ancora il primo partito, cioè non è che adesso spariranno domani mattina, e saranno un percorso lungo, non spariranno. Qual è il problema che io vedo? Perché, cioè, un conto è a Piombino o a Marcon o a Mira, anche Mira, se tu hai un sindaco, insomma, bene o male è un po' pericoloso non riuscire a ricandidarlo per una cosa, esatto, secondo dire che hai governato male, non hai saputo conquistarti la gente di quel territorio, così mi hanno sempre insegnato. Però quando non arriva nemmeno più, questo è preoccupante per 5 Stelle secondo me, che non arriva più quel segnale nazionale, cioè Genova non era Mira. Oh, sì, ma io ripeto, Parma c'è un altro bel segnale da riflettere, cioè vuol dire, quindi i 5 Stelle, cos'è che secondo me, quello che avverto io è uno che non è antipatizzante, come sai, cioè, ma però vorrebbe capire, anche se non condivido il 99%, però voglio dire, lo stimolo sì, lo condivido. Mm-hmm. Allora, cos'è che vedo che manca, cioè, che scatta l'allarme secondo me se fossi uno dei 5 Stelle? Che assumi di promettere l'antipolitica, adesso arriviamo noi, fidatevi di noi, fidatevi di noi, fidatevi di noi, quando ti misurano ti dicono, ostia, come gli altri, cioè, e qua qualcosa manca, e allora prometti due mesi e non fai le cose. E beh, insomma, Roma governate, le altre parti governate hanno misurato, Mila avete governato, hanno misurato, eccetera, eccetera. Parliamo questo di scala, eccetera. Aspettavano tutti, era segnato. Il problema è che quando si ricompatta le alleanze, quindi centrodestra e centrosinistra, in qualche forma delle grandi città, si ricompattano e trovano la capacità di mettere insieme questa cosa, non c'è spazio per nessuno, neanche per i 5 Stelle. Io corriamo il rischio di fare magari un'analisi parzialmente errata. Sulla questione abbiamo detto, no, il sistema delle amministrative porta a premiare le aggregazioni, quindi se i 5 Stelle, certo, si presentano da soli, di per sé, dopo, se magari la candidatura non è credibile, a maggior ragione magari l'elettore si rivolge altrove. Però attenzione a non fare una valutazione sbagliata, perché tanto più l'elezione è vicina al cittadino come quella delle amministrative, tanto più il cittadino sceglie qualcuno che può risolvere i problemi. Invece la politica nazionale funziona di più la posizione del 5 Stelle, perché è l'antipolitica, siccome nell'immaginario collettivo chi è a Roma è nemico della gente, questo ormai è il sentore, no, comune, quindi è più facile che vengano utilizzati gli strumenti come i 5 Stelle per scardinare il sistema. Questa è la funzione, ecco perché a livello nazionale il 5 Stelle è il primo partito, mentre a livello locale non trova il consenso della gente. È una valutazione che dobbiamo fare, perché ci ritroveremo nuovamente poi con le politiche l'anno prossimo, e vedremo che se non
si riesce a dare una risposta all'antipolitica attraverso la buona politica, perché l'unico antidoto all'antipolitica è la buona politica. Quindi i partiti devono dimostrarsi credibili, fare una legge elettorale che consenta ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti, su questo abbiamo avuto degli esempi osceni, l'ultimo tentativo ne è la dimostrazione, che sulla Tedeschellum, un'altra cosa del genere, se veniva approvata quella legge era veramente un insulto a tutti i cittadini, che avrebbe ulteriormente alimentato il più grosso già partito, che è il partito del non voto, questo è quanto. Quindi bisogna che ci mettiamo nelle condizioni di rispondere all'antipolitica con la buona politica, è l'unico modo per uscirne, altrimenti provocheremo l'allontanamento ancora maggiore da parte dei cittadini della politica. Ecco, sulla questione dei giovani, io avrei una valutazione un po' meno drastica. Io ho grande rispetto per i giovani, tutte le generazioni criticano le generazioni che vengono, no? E poi viceversa anche. I nostri giovani non vanno più nelle piazze, non perché siano vuote, ma perché sono pieni di extracomunitari. Le nostre piazze non sono più le piazze degli italiani, dei veneti, sono pieni di extracomunitari, quindi non vanno più lì, uno perché non si sentono sicuri, due perché non si sentono più a proprio agio, ed è quello che capita. Gli strumenti vengono utilizzati, telefonino non telefonino, guardate, ogni generazione ha un modo diverso di comunicare, che va rispettata e capita. Se quello è il loro modo di comunicare, utilizziamo quegli strumenti per comunicare delle cose importanti, per stimolare i giovani a avvicinarsi alla politica, a avvicinarsi all'amministrazione, a non pensare che l'unico modo per realizzarsi è quello di avere i soldi in tasca, di avere la macchina grossa, magari anche il conto in banca, ma un modo per riuscire a realizzarsi è quello di mettersi al servizio dei cittadini, ad esempio, che è quello che tendenzialmente magari l'egoismo porta a dire: quando sono a posto io, sono a posto tutti. Quindi riuscire a tornare a insegnare magari, no? L'educazione civica, il rispetto per le istituzioni, i valori, gli ideali sui quali potessi aggrappare per combattere per qualcosa in cui si crede, questo è il modo per riavvicinare i giovani alla politica. Se gli esempi che diamo noi, che siamo meno giovani, sono quelli che vengono dati dai rappresentanti delle istituzioni, per forza che i giovani scappano dalla politica e dall'amministrazione, perché se l'esempio è quello, uno dice: preferisco badare a me stesso. Quindi fare un'analisi seria su come poter riavvicinare la gente in genere e i giovani in particolar modo alla politica e l'amministrazione è un modo per riuscire a dare una risposta. Qui dice: qui bisogna distruggere tutto. Io invece non sono dell'avviso che nel mio paese, io amo il mio paese, l'Italia, e l'ho sempre fatto anche quando ero nelle istituzioni comunitarie, ho detto con orgoglio di essere italiano, io voglio fare tutto il possibile non per accelerare la fine del mio paese, ma per fare qualcosa per invertire la rotta e fare in modo che la gente possa avere ancora fiducia nell'Italia, avere ancora l'orgoglio di appartenere a un paese che nonostante tutto è ancora il più bel paese del mondo, rovinato magari da chi lo governa, però insomma questo può essere migliorato attraverso delle scelte più oculate da parte degli elettori. Allora, veronesi inchinati al signorotto che vuole sul trono la sua Giulietta, era un sms arrivato poco fa a proposito di cosa sta succedendo a Verona. I sindaci eletti da Cozzaglia di liste saranno sotto ricatto. Tra i sindaci già eletti era qua ieri sera Fabio Chiesa, che è diventato sindaco di Conegliano. Vediamo, vediamo. Buongiorno. Il giro per gli uffici nel primo giorno da sindaco di Conegliano era un dovere, ma questi corridoi Fabio Chies li conosce bene. Stretti di mano, una parola con tutte e tutti. Che poi io conosco da tempo, avendo fatto parte dell'amministrazione con vari ruoli. Mi ha fatto piacere però, come penso sia giusto da sindaco o da quasi sindaco, passare a salutare tutti i nostri dipendenti. Poi l'incontro con il segretario generale davanti alle telecamere di Antena 3 comincia ufficialmente la prima giornata alla guida della città del Cima. Per le prime cose da fare innanzitutto è capire come mettere a punto la struttura nel modo migliore possibile, perché dobbiamo mettere tutti nelle condizioni di lavorare al meglio ed affrontare i grandi temi che ci si presenteranno dall'apertura dell'Amerigo Vespucci all'inizio dell'anno prossimo, alla rivisitazione del centro, anche per capire, come abbiamo sempre detto, come poter fare per rilanciare il commercio. Sperando si chiudano per sempre le polemiche per la tassa sull'ombra o altri balzelli che negli anni hanno fatto parlare molto di Conegliano. Al lavoro per le scuole, gli eventuali interventi urgenti da fare durante l'estate, come già detto, entro 10 giorni la giunta. Servizio di Ferdinando Varino. Canciano, ha visto che Berlusconi ha chiamato in diretta una televisione dove c'era un uomo sfrattato con una figlia malata, insomma una famiglia proprio molto disagiata, e ha detto: provvederò io a voi, no? È un altro
Non si interessa mica solo degli agnelli di Verano. C'è stata la svolta vegana, non ha interessato la svolta sociale. Non l'ho visto, devo dire che sono contento che abbia fatto questo, perché anch'io sono dell'idea che gli agnellini stanno bene con la brambilla. Berlusconi doveva fare altre cose, ma insomma va bene così, non è un problema. È molto mica tanto bene, pensiamo, mica tanto bene. No, va bene così, nel senso che ormai l'ha fatto, non è che possiamo fare delle cose diverse. È una sbagliata che gli ha fatto espresso, ha espresso il suo parere e la sua volontà animalista. Se la lasciava fare la brambilla, non considero la Pascale, perché insomma non è parte del partito. Pensa che mi diceva appunto che era simpatizzante dei cacciatori, che animalista. Ma sai che nel tempo le persone possono anche cambiare idea. Lui diventando probabilmente più anziano, è così. Vota sempre le 9. Cioè, sì, ma può essere, però resta il fatto che per 20 anni, no, resta il fatto che per più di 20 anni ha fatto la politica italiana e con lui molti sono diventati politici. Ai noi ce lo ricordiamo. Ecco. Ai noi, per fortuna, perché onore, magari se la faceva Grillo a questo momento magari stavi parlando russo, non lo sai. Quindi, per quello che è stato. A parte quello, scelta animalista la vedo un po' anch'io, ma è finita lì, quindi insomma, vabbè. Adesso prendeva il 20% il movimento animalista della bambina. Detto a me, anche a Meloni a dire che c'è 15, però alla fine dopo ognuno si misura sul mercato. Ma andiamo avanti così vi superiamo presto voi. Ma va bene, non è un problema. Come vedi, la coalizione del centrodestra deve essere forte a prescindere da chi sia il centrodestra. Io spero che ritorni ad essere più forte Forza Italia, anche perché recupera tutti i voti che sono andati nelle liste civiche, e speriamo e vediamo insomma. Ma sai, nella vita sono abituato a valutare i momenti e poi a tentare di porre dei rimedi. Come io non sono così convinto che quello che abbiamo detto sui giovani, sulla politica e sul resto sia forse la soluzione. Io mi ricordo i tempi dell'Eskimo e delle fascette rosse che ho scritto FIGC, che non era quella del calcio, era quella della Federazione Italiana Giovani Comunisti, o i giubbotti neri con le fasce che ho scritto Ordine Nuovo. Erano tempi in cui le idee avevano un peso, erano molto distinte ed erano idee ben precise, determinate sul modo di essere persona, di fare politica, di governare un paese, di fare economia. Ora invece noto che da sinistra a destra i partiti si sono molto annacquati nelle idee, perché più anacquate sono, più pensano di raccogliere consenso. In realtà l'unico risultato che c'è stato è che la gente non va a votare, che i giovani, per troppi e altri interessi che noi da giovani probabilmente non avevamo, perché erano meno le cose a nostra disposizione, i giovani si interessano di altro, se ne fregano, non hanno più, almeno qui nel Veneto, il mito del voler avere un lavoro, e in questo momento lo desiderano, ma non riescono ad averlo, e quindi si è rovesciata la cosa. Noi potevamo addirittura scegliere che tipo di lavoro fare, cioè sono cambiate tante cose. Quello che purtroppo è cambiato in peggio è anche il fatto che i partiti non hanno più, secondo me, una distinzione. Le grandi coalizioni hanno portato anche a spalmare quelle che sono le grandi ideologie, e quindi ci sono meno forse poli attrattivi per i giovani in qualcosa da credere e da discutere, perché se tu leggi il programma del PD, leggi il programma del centrodestra, leggi il programma della Lega e leggi il programma dei grillini, troverai 4-5 punti differenti, ma gran parte delle cose banali che nessuno fa e nessuno ha fatto sono rimaste le stesse. Canzani, per tutti. Tanti dei nostri giovani sono costretti, per effetto delle scelte di loro padri, a prendere la valigia e andare a cercarsi un lavoro in Australia o a Londra o quant'altro. Non per le scelte di loro padri, ma perché c'è una globalizzazione, perché c'è un mondo, c'è un metodo. Assumiamoci le nostre responsabilità. Ce le ho, io ne ho due di figli, anch'io. Allora dico, guarda, non continuiamo a demonizzare i nostri figli. Ma non sto demonizzando, dicendo che hanno valori, che hanno ideali. Hanno valori, hanno ideali. Siamo noi che dobbiamo dare l'esempio. Purtroppo vogliamo insegnare delle cose ai nostri figli
figli e siamo noi i primi a non saper dare l'esempio. Allora dobbiamo creare le condizioni. Ma chi ti ha insegnato ad avere degli ideali in cui credi? Mio padre e mia madre. E tu, ma non e solo, tu quando eri giovane cosa facevi? E non solo io. Cosa facevi? Io avevo andavi a giocare in telefonino, andavi in spiaggia o andavi a votare? Tu andavi a votare, ma cosa vuol dire? Che ora tutti i giovani non hanno ideali, non hanno valori. Ma non c'è questione di ideali e di valori, non stiamo tentando di raccogliere un mercato. Butta la croce addosso ai nostri giovani. Ma non butta la croce addosso. I nostri giovani. Ti sto dicendo che loro fanno delle scelte. La disponibilità, io ne vedo tantissimi che fanno volontariato, tantissimi che insegnano addirittura. Ma li devi votare. Ma non vuol dire che non sembra che trasmette che qualcosa è serio. Questa è la verità. Non vanno a votare. Ma in politica, noi casa, in politica. La differenza, ma la politica. Esatto, dove anche noi dobbiamo, guardate, abbiamo tanto vituperato e criticato la Prima Repubblica. Nella Prima Repubblica si insegnava a fare scuola di amministrazione e scuola di politica. Adesso capita che ci sono diversi soggetti che fanno i deputati e che non sanno neanche come si fa una delibera, non sanno neanche cos'è un provvedimento, cos'è una legge, e questi vanno a governare e a decidere per il futuro del nostro paese. Quando prima Berti diceva piano, tranquilli, andiamoci piano, con calma, nel nostro paese chiudono più di 1000 aziende al giorno, più di 1000 aziende che chiudono perché non hanno più spazi, non hanno più spiragli, non hanno, anziché avere lo Stato che ti dà una mano, hanno lo Stato che si inventa ogni giorno qualche gabella nuova per tentare di, ma in effetti i nostri imprenditori non chiedono che lo Stato si interessi di loro, chiedono che lo Stato si dimentichi di loro per fare in modo da poter continuare a esercitare la loro attività senza avere lo Stato e non sapendo De Niro che si fanno, che senza avere le istituzioni che si mettono contro inventandosi nuovi ostacoli che tolgono ancora maggiore competitività alle nostre aziende. Questo è il problema. Quindi se i nostri giovani diamo opportunità, i giovani se ne sanno prendere fuori spazi, ma se noi facciamo vedere che ai nostri giovani non ci sono opportunità, si chiudono tutti quanti gli spirali, è chiaro, ci sarà anche chi sta a casa a farsi mantenere da mamma e papà, ma tanti altri invece si prendono le valigie e vanno in Australia, vanno in Italia, Londra, vanno a tutte le parti. E non c'è successo niente. Quella è la parte. I nostri genitori lo hanno fatto per una vita. Ma vabbè, ma qual è il problema? Sono andati a condizioni diverse in giro per il mondo. No, esatto, molto diverse, molto peggio. Diverse, molto peggio di adesso. Vedi che allora anche adesso c'è una parte sana della società che vuole fare, che vuole mettersi in gioco. E chi ha detto niente? Allora, ma sono loro che devono mettersi in gioco. Ma dobbiamo essere noi a stimolarli, vabbè, a creare gli spazi, altrimenti non sono stimolati ad andare a realizzarsi. Mm-hmm. Allora, scusate, vi dico, si nasconde sulle liste civiche, gli elettori ci cascano, è la strategia dei sinistri. Tra l'altro tanti ragazzi italiani sono andati in Inghilterra a studiare, a cercare lavoro, adesso si trovano con una Brexit che non so se sarà rigida o soft, ma sta di fatto che rischiano di, noi qui facciamo entrare tutti, lì invece li cacciano via gli europei. Vediamo cosa dicono Manildo e Darè sul voto nella Marca. No, Manildo mi interessa. Manildo. A livello locale contano le persone, conta il lavoro, conta il saper fare, il non promettere, il non fare dei proclami che poi magari non si è capaci di portare a buon fine. La buona amministrazione paga, dice Manildo, commentando i risultati della tornata elettorale in provincia di Treviso, anche se il dato preoccupante è il forte astensionismo anche alle amministrative, quando si sceglie il politico più vicino ai cittadini. Importante andare in mezzo alle persone, ascoltarle e far sentire un contatto fortissimo con i cittadini. Queste sono indicazioni comuni alle piccole e alle grandi città e un tesoro da tener conto per ogni amministratore. Le elezioni devono tenersi a maggio e non in giugno, dice invece Darè, per evitare che si disertino le urne. Ma vincere Conegliano, dove la Lega conquista 4 consiglieri, vuol dire già suonare la carica per Treviso. Ma i 5 sindaci in cui noi eravamo, i nostri 5 sindaci, hanno riconfermato anche con il ricambio, diciamo, del sindaco, quindi noi non abbiamo nulla da eccepire. Abbiamo perso qualche comune per poco, però ripeto, sulla seconda città della provincia di Treviso, cioè Conegliano, noi ci siamo con 4 consiglieri, quindi siamo una forza di governo e naturalmente in prospettiva soprattutto
per quella che potrebbe essere la campagna elettorale di Treviso il prossimo anno. Sul caso Serena, sindaco di Villorba, dimissionario per i dissidi nella sua maggioranza un anno dall'elezione, domani è il giorno X, con un incontro convocato dallo stesso Darè che il segnale lo anticipa ed è chiaro. Continuare questa avventura, anche perché ci sono progetti importanti in campo, per cui ognuno deve attenersi al suo senso di responsabilità, dal sindaco ai consiglieri, ai capigruppo, agli assessori e quant'altro. Intervista di Ferdinando Averino, sindaco Mason, tanti primi cittadini qui in questo studio, soprattutto giovedì, dicono: sapeste che fila c'è davanti ai nostri uffici di persone che chiedono aiuto, no? Famiglie, sì, sì. Famiglie sull'orlo dell'indigenza, sì, o già povere, insomma, disoccupati. Sì, è, sì, un, sì, problema, sì, no? Questo è un problema, sì, estremamente serio, ne abbiamo parlato tanto nelle nostre campagne elettorali praticamente. E proprio nella campagna elettorale, per arrivare al punto, non ho mai messo la mia campagna elettorale nelle proteste o nelle lamentele o nel lamentarmi della precedente amministrazione. Nella mia campagna elettorale sono partito da un fatto chiaro e inequivocabile. Nel mio territorio, passato questo periodo di crisi che c'è stato in questi anni, c'è stata una selezione delle aziende per cui quelle che sono rimaste si sono rafforzate, hanno piantato ben radici e hanno raddoppiato quasi tutte le superfici produttive, hanno acquistato i terreni limitrofi, per cui io nella mia campagna elettorale ho portato il bicchiere mezzo pieno. Ho portato il bicchiere mezzo pieno, ho parlato con gli imprenditori, ho chiesto cosa vogliono gli imprenditori. Abbiamo alcune aziende leader mondiali, praticamente in alcuni settori, si pensi, che hanno degli strumenti, dei macchinari, che in Veneto non c'è formazione per questi macchinari. Hanno girato l'intera università di Padova, Venezia, centri per... Ecco, la formazione università non riescono a trovare persone da inserire su questo sistema lavorativo. Ma se lo devono fare loro. Sono sacche di architetti. Sì, però ci sono tanti architetti, vabbè, insomma, come avvocati, come quello, quello è, avvocati, ecco, tanti bene. Avvocati, allora, qual è il compito dell'amministratore? Io mi devo prendere la valigetta, andare a Venezia, andare a Roma e dire: cari miei imprenditori, cari miei politici, scusatemi, non so se capite di cosa stiamo parlando, queste sono le nostre aziende, queste sono le migliaia di impiegati che abbiamo all'interno di queste, operai, impiegati, addetti all'interno di queste aziende, hanno bisogno di questo. Sono partito a parlare del assistere, del dare una mano a queste aziende che ci chiedono aiuto, perché porteranno ricchezza sul territorio, e quando ci porteranno la ricchezza sul territorio vuol dire occupazione, più soldi alle famiglie e più dignità alle persone. Io ho parlato in tutte le mie serate di dignità, noi dobbiamo dare dignità alle persone. La stessa frase l'ho usata quando si parlava di immigrati, perché ti chiedono cosa ci fai se ti mandano gli immigrati? Io ho detto chiaramente: se posso garantire la dignità all'immigrato, ben venga, assolutamente sì, ma se mi buttano così o se me li mettono sotto un tendone, un dormitorio, e non posso garantire la dignità a queste persone, perché non ci sono leggi che stabiliscono quante, quando e chissà cosa, ecco, io non mi dispiace, ma io non vado a trattare se non ci sono delle regole, visto che siamo sepolti di regole in Italia, ok, bene. Se io posso garantire dignità alle persone, ben vengano, sono benvenute. Se non lo posso garantire, mi dispiace, ne parleremo dall'altra parte. Ho sentito che Luca Zaia ha invitato i sindaci a mettere giù il telefono ai prefetti che dovessero chiamare per mandare dei profughi. Se il prefetto non mi dà le garanzie che chiedo io, mi dispiace, ma io non voglio rovinare la dignità delle persone. Io devo garantire un posto di lavoro, attualmente ce ne sono nel mio territorio e sono quelli che fanno i lavori che gli italiani non li vogliono più fare, nelle stalle, nei campi, negli allevamenti praticamente. Non li vogliono più fare a quelle condizioni, sindaco? Sì, esatto, certo. A quelle condizioni, ma sono comunque condizioni economiche, questi allevamenti intensivi, che tra l'altro stanno sul filo di lana come rendita effettiva economica, per cui dureranno finché potranno durare, insomma, tanto in Italia è già tutta una manovra già fatta, Soros non è arrivato
a sottoscrivere quello che io penso da tanto tempo ad Gentiloni. Soros è arrivato per fare qualcos'altro in Italia e lo sappiamo benissimo chi si intende un po' di politica. Allora, e veniamo alle dolenti note delle banche popolari del Veneto. Oggi il ministro Padoan, anzi ieri, ha detto che la soluzione era vicina, ci sono contatti tra Banca Intesa e Unicredit per trovare questo miliardo che l'Europa chiede di investire, un miliardo privato. Vediamo comunque gli sviluppi di questa vicenda nel servizio di Gabriella Basso, che a Vicenza era lì sotto la sede di Bipop a Vicenza, dove c'è stato il CDA. Bocche cucite in via Battaglione Framarin, sede della Banca Popolare di Vicenza, dove era in corso il CDA che avrebbe dovuto fare da spartiacque per il futuro della Popolare Iberica. Una lunga giornata fatta più di attese che di decisioni, nessuna dichiarazione. I vertici della Popolare si affidano invece alle dichiarazioni rilasciate in mattinata dal ministro dell'Economia e Finanza Piercarlo Padoan e dal presidente della Commissione Europea. Sono le dichiarazioni del ministro Padoan e del commissario della UE, no? Che hanno detto chiaramente che escludono qualsiasi forma di bail-in e proteggono risparmi e bond senior. Quindi noi, questo è quello che sappiamo. Una nota per dire che la soluzione è ormai prossima, che le interlocuzioni con le istituzioni europee sono incoraggianti, come anche la Commissione parla di contatti costruttivi. Rassicurazioni che arrivano e congelano l'out-out dell'amministratore delegato Viola, che annunciava eventuali dimissioni in blocco. Ci hanno dato tutte le tranquillità che volevamo, a questo punto noi siamo a posto. Quindi il consiglio di amministrazione rimane in carica, non si dimette? Assolutamente, io non, è ancora in corso, quindi... Dunque si deve leggere tra le righe di una giornata fusa e tesa e, come stanno le cose, potrebbe veder confermato l'impianto, per cui non si dovrebbe arrivare ad una completa risoluzione degli istituti. Si parla di un coinvolgimento degli obbligazionisti junior, oltre che dell'azionista atlante, invece per tutelare le categorie più protette di investitori e clienti. Insomma, rassicurazione della serie, stiamo lavorando per voi, ma del famoso 1,2 miliardi al momento in cassa di BPV non c'è ancora certezza. Allora, servizio Gabriella Basso, Montagnier, c'è da fidarsi, cosa ne pensa? Poi qui tra l'altro, a proposito di radici, purtroppo le radici di questo problema sono venete, qui non c'è, diciamo, politica romana, a parte Banca Italia, Consum, ma questa sì. È una vicenda nata qui, degenerata qui in qualche capisco modo. Benissimo, ma come dico sempre, che veneti sono stati cresciuti all'italiana, cioè allora uno sì, d'accordo, è nato qua in Veneto, ma se poi viene cresciuto da italiano, questi sono i risultati, perché governa, amministra all'italiana, non gli vengono insegnati dei valori che noi abbiamo sempre avuto. La scuola nostra, ripeto, tornando al discorso di giovani, più di tanto non stimola, diciamo, le menti a essere dei liberi pensatori, ma cerca di tirar su dei cittadini ubbidienti, cioè di essere già inseriti negli ingranaggi del sistema. Addirittura io, che faccio parte appunto di un'associazione culturale, mi chiamo anche fortunato perché abbiamo parecchi giovani che si sono avvicinati a questo, forse mancando certe ideologie a destra e a sinistra, le contrapposizioni, si stanno avvicinando a nuovi modi di pensare, a nuovi tipi, diciamo, di soluzioni anche per il loro futuro. Cioè noi la scialuppa di salvataggio potremmo anche averla, basterebbe prenderla, per cui per scappare dal Titanic Italia, che purtroppo sta andando sempre più a fondi. Negli ultimi anni abbiamo visto, purtroppo, dopo gli anni 90, 80 e 90, che sono stati anni tra virgolette di vacche grasse, non c'è stata la possibilità di far tesoro di quello che era stato guadagnato in quegli anni per purtroppo gli 7 anni di vacche grasse. Perché? Perché c'erano stato sanguisuga che continuava a succhiare, specialmente da queste terre qua. Il problema delle due banche, sono stati fatti investimenti, hanno fatto il passo più lungo della gamba, nati in Veneto, ma hanno chi solo ha fatto dato il farabutti che erano, perché chi non gli ha dato l'ordine, non vede chi è dentro uno di questi. Chi gli ha dato l'ordine, chi gli ha dato l'ordine, scusa Berti, chi gli ha dato l'ordine di andare a investire fuori regione, fra virgolette? Chi gli ha dato l'ordine di andare a salvare istituti di credito nella penisola tanto bella italiana? Punto di domanda.
Abbiamo già sacrificato a suo tempo la Banca Cattolica del Veneto sull'altare del fallimento dell'Ambrosiano. Dobbiamo sempre pagare noi, andare a puntellare i danni che fanno gli altri, i danni targati ITA. Chiamate voi Forza Italia, no, Fratelli d'Italia. Io penso, non siamo neanche parenti. Politica, scusate. Io penso che condotta bene o male, questi evidentemente hanno condotto molto male. Il problema è che io quello che non capisco è che una volta che sei stato accettato questo, questi non finiscono in galera. Questa è. Siamo d'accordo, ma c'è sempre qualcuno al di sopra che li ha fatti agire così. Banca d'Italia, di quello che quelli non vengono fare, fuori, cioè, ragazzi, la Consob era appena passata, cioè, Banca d'Italia era appena passata. Allora, una cosa triste, purtroppo, che è un mestiere, e questo sì, un'usanza italica che i veneti hanno preso alla grande, soprattutto una certa parte politica, è lo scaricabarile. Ah, non è mai colpa mia, ah, è colpa di, e qua si parte. Una volta negli anni 90 erano i terroni, adesso sono gli immigrati, poi è Roma ladrona, adesso abbiamo dei problemi anche però, qua, se ci si ferma un attimo e si inizia a guardare dicendo, oh caspita, avevamo le banche che funzionavano e poi vengono truffati, perché di questo stiamo parlando, di truffe per 219.000 persone che non erano azionisti non preparati, perché li hanno truffati, questo è il punto. E quello che è stato fatto non è stato fatto per colpa di uno che non ha controllato, perché allora se mi viene a me uno a casa a rubare, cosa dico? Colpa della polizia che non ha controllato il ladro che stava arrivando. Ragazzi, non è colpa, lo dice, Ci sono i controllori che erano conniventi con i truffatori, però questo stiamo dicendo, perché sapevano che stava avvenendo una truffa e non hanno detto niente. Ma questo è un altro paio di maniche, questa è la polizia corrotta, se vogliamo continuare il nostro parallelo. Quindi purtroppo noi abbiamo sul territorio un'inefficienza di una classe dirigente a livello trasversale che purtroppo è stato disastroso e ha scaricato sui cittadini e sui veneti le loro, diciamo, fame, la fame che loro hanno avuto di disastri e di denaro. Cioè, allora, se ripartiamo da questo, perché se riguardiamo purtroppo le persone coinvolte sono sempre le stesse, perché quando noi vediamo dei fondi come Palladio Finanziaria, che è coinvolta nel MOSE, che è coinvolta negli aeroporti, che adesso sono stati venduti, un altro asset importantissimo che è andato a finire in mano ai francesi, ma chi c'è in Palladio Finanziaria? Che è coinvolta in Popolare di Vicenza e con una compravendita di azioni enorme. Si chiama enorme. Palladio solo perché è la sede di Vicenza, ma perché sia tutti vicentini. Allora, quello che voglio dire, purtroppo, che ci sono una classe dirigenziale veneta che negli ultimi 20 anni ha fatto disastri. Disastri ha fatto dal punto di vista territoriale. Abbiamo perché perso. Rispondeva alle logiche di partito da Roma. Ma perché io non lo so, però allora adesso vuol dire che stiamo dando talmente dei deficienti ai veneti che si fanno soggiogare dai romani che hanno paura. Scusa Roma, facciamo anche quello che vuoi. Tu allora decidiamo. No, siamo non ti do torto al 100%, guardate che l'analisi è un po' la propria testa. Se mi posso permettere. Hanno fatto questi disastri. È un po' più complessa la questione. È vero come è vero che la gestione fatta negli ultimi periodi di queste due banche del territorio è una gestione che meriterebbe non solo le indagini da parte degli inquirenti, che mi auguro possano condurre in tempi brevi a degli esiti che ridiano un po' di giustizia a tante persone che sono state veramente truffate. Allora, come ho detto in più occasioni, in un paese normale, una volta accertate responsabilità, l'unica cosa che può essere data per il momento come atto di giustizia è quello di ammanettare i responsabili e di sequestrare tutti i loro beni prima che li trasferiscono a parenti, amici, conoscenti in giro per il mondo, e quindi usare questi beni sequestrati come parziale garanzia per tutte le persone truffate. Uno, però io non sono convinto che sia solamente un'azione fatta così da alcuni amministratori scellerati, perché sorge chiaro, no, il dubbio che sia una manovra molto trasparente nella sua micidialità, che è quella mirante a scardinare le banche del territorio per concentrare il potere bancario nelle mani di pochi soggetti. Questo è quello che succede, perché come abbiamo visto a livello nazionale, alcune banche
oggetti di interventi immediati da parte del governo per salvare le banche. Per le banche del territorio venete questo intervento non c'è stato e non c'è ancora. Due pesi e due misure diverse. Non so se questo è legato al fatto che nei consigli di amministrazione delle banche venete non c'è nessun parente di qualcuno che è al governo. Non so se questo è uno dei motivi, però che ci sia. Allora, prima di tutto, scusatemi, chiudo. È per dire, uno, una volta accertate le responsabilità di chi ha gestito in modo scellerato queste banche, bisogna che questi si assumano la responsabilità fino in fondo, sia dal punto di vista penale che dal punto di vista finanziario. Due, le banche del nostro territorio non possono essere liquidate in modo semplicistico, perché le banche del nostro territorio hanno rappresentato un punto di riferimento per tantissima classe imprenditoriale del nostro territorio. Anche non politica. Possiamo pensare di scardinare le banche del territorio o di dire, siccome ci sono stati degli amministratori scellerati, chiudiamo queste banche, chi ha dato, chi ha avuto, perché questo rappresenterebbe un danno incommensurabile per quanto riguarda il nostro territorio. Quindi, fermo restando la determinazione nel punire chi ha portato a questo dissesto, è altrettanto vero che dobbiamo salvare le banche del territorio, perché il danno che ne conseguirebbe per l'economia del nostro territorio sarebbe grandissimo. E pensiamo anche al fatto, un'altra cosa che non è di trascurabile importanza, minore ma da non trascurare, abbiamo tantissimi dipendenti di questi istituti che sono stati beffati due volte. La prima volta quando sono stati costretti, tra virgolette, a comprare essi stessi le azioni della banca. E dopo andavano a vendere le vincette. A essi stessi, bravi. Anche in questo caso ci sono delle responsabilità di chi magari ha utilizzato in modo distorto la buona fede della gente. Mi riferisco anche in questo caso a chi magari aveva dei premi per poter vendere le vecchiette, le azioni di, spacciandole per buoni e portatore, per dire per libretto e portatore. Ti faccio il mutuo, fatto guardate, io la cosa l'ho seguita bene da vicino, perché ho fatto parte della commissione d'inchiesta fatta dalla regione del Veneto. Non sto dicendo produzione cioè, nei limiti di quello che è il suo fatto. Dobbiamo tirare fuori i nomi dei politici veneti lì dentro. Aspetta, certo, devi tirare fuori i nomi dei politici veneti che erano collusi. Vengo da te. Che quelli prendevano i soldi e sono scappati come da prima, mentre le povera gente veneta ci ha rimesso le pelle. Io sono i molto più determinato di te, perché ti dico che ho avuto modo di acquisire testimonianze drammatiche da parte di persone che non hanno avuto un danno, perché un decimo dei loro averi sono stati perduti nelle azioni della Banca Popolare, un decimo. Ma persone che hanno affidato tutti i loro risparmi e adesso non hanno più neanche i soldi per comprarsi le medicine. Ti dico che attraverso questa esperienza che ho vissuto in vento della commissione ho avuto modo di constatare che ci sono delle situazioni drammatiche, ma ancora più drammatiche saranno le conseguenze se le banche del nostro del territorio verranno smantellate. Se io ho un'impresa artigiana e non ho i soldi perché la regione o il comune non le paga, fallisco e i miei dipendenti a casa. Queste banche dei banditi, dove i politici non importanti, i grandi boss imprenditoriali del Veneto sono scappati per tutto prima, avvisati dagli amici degli amici, non dite mica il nome più, perché ne fa comodo, perché a molti dei politici veneti qui gli hanno dato grandi soldi per le campagne elettorali. Se chiudono le banche del territorio, ci sono centinaia, migliaia di imprenditori che vanno a rotolo. Allora il problema è questo. Bisogna che pensiamo che se a tutti questi la banca chiede di rientrare e se vengono tagliati tutti i finanziamenti ai nostri imprenditori, guardate che le conseguenze non sono è ancora lontano. Allora bisogna che pensiamo sicuramente a dare il giusto riscontro a tutti i 208.000 truffati, ma ci sono più di altri tanti che corrono il rischio di andare a fine sul lastrico tra questi molti imprenditori, con conseguenze occupazionali drammatiche. Quindi ma è Basolini che venderà un po' di vigneti? Come il governo ha salvato molti di Paschi di Siena, ha salvato Banca Etruria e quant'altro, bisogna fare in modo che vengano salvate anche Banca Etruria, ed essendo feroci di inflessione
possibili confronti. Montepaschi è stata salvata dicendo che era chiaramente una grossa banca, ma se prendiamo Popolare Vicentina e Veneto Banca, siamo insieme, è un'altra grossa banca come dimensioni, guardate che se vera, scusate, sia come numero di sportelli, come io una partita io perdenti, e i rapporti con le banche le ho tutti i giorni, perché per avere 30.000 euro del fido bisogna fare una ipoteca. Allora vorrei capire, perché ogni tanto mi sfugge qualcosa. È vero, le banche sono quelle che, pur essendo dei vampiri sotto molti punti di vista, mantengono determinati equilibri economici sul territorio, perché permettono alle aziende di girarsi, di fare degli ordini, di fare queste cose. Ma quello che io non capisco, ma proprio non lo capisco, e probabilmente un limite mio mentale di intelligenza, non lo so, è cosa c'entra il salvare la banca da metà in gara ai delinquenti. Allora, io vorrei capire. Le due cose non sono incompatibili. No, 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 esatto, ma però io per il momento non vedo salvate le banche e non ho visto in gara nessuno. Allora, se tutto sto giro di discorsi che stiamo facendo risulta che tutti i grandi imprenditori e politici del Veneto, di fuori Veneto, di dentro il Veneto, venetisti, che parlano dialetto, perché, apro e chiuso parentesi, dei ciavai d'azienda che parlano dialetto, le ho ciapai mi come imprenditore, quindi non sta a decantare i veneti come l'unica icona seria del mondo, viene tanti de bravi, no, ma viene anche qualcuno che le farà butto perché stai più sull'italiana e non è affatto italiana, io sì. Così no, no, a parte questo, a parte questo ti ripeto, chi ha diretto queste banche, chi ha diretto queste banche, il consiglio regionale, per io so che se fallisco, io so che se fallisco come impresa per due anni, adesso se c'è una forza il curatore fallimentare viene a prendersi tutto quello che io ho ceduto per due anni, perché è un bene che io avevo prima, quindi che la gente si sia svestita dei propri beni, a me personalmente non me ne frega niente, gli hai dati a sua cugina, a sua sorella, andiamo a riprendere. Se c'è una revocatoria ordinaria, bravissimo. Ma allora, in questo contesto, quello che io non capisco e vorrei capire, siccome Bellato mi dice, noi abbiamo fatto una commissione nella regione Veneto per acquisire documentazioni, testimonianza, perfetto, ma che abbiamo dato alle autorità competenti, non potevamo noi andare ad arrestare le persone. Non ho mai pensato questo, allora, noi possiamo arrestarlo neanche gli altri. Ti posso garantire che voi avete dato. Neppure io potevo andare ad arrestare Guido e Mosi, ma ti posso garantire che ho fatto molto per farli arrestare. Ti posso garantire. Io ti sto chiedendo una così cosa, la documentazione che voi avete dato a questi, come mai dopo due anni quei De Montebelluna, e chi piange se dai sulle panchine perché ha perso tutto, e invece i dirigenti di Montebelluna della banca dell'Alto eccola là, tranquilli, questi ha acquistato le banche, questi fa parte di Atlante, questi ecco a banca di Vicenza, cioè questi eccola tutti là. Allora, ma se ti ho detto io che in un paese normale una volta accettata responsabilità questi dovrebbero essere ammanettati e sequestrati tutti i loro beni, te l'ho detto io prima. Certo, ma io dico questo, però ognuno ha il suo ruolo, quindi noi sappiamo che c'è la magistratura che sta indagando, ci auguriamo che indaghi in fretta e che arresti presto i responsabili, che sequestri i loro beni, che faccia in fretta, perché qui finché noi chiacchieriamo e finché la gente fa le indagini, intanto gli altri confidano nella prescrizione. No, ma scusa, io ho un magistrato che ha messo sotto sequestro dei conti correnti per 2.500 euro, ha bloccato 110.000 euro di conti correnti di un mio collega, va bene? Per 2.500 euro di un decreto ingiuntivo, cioè questi hanno truffato 219.000 persone, hanno messo in un posto brutto due banche della regione Veneto a livello nazionale e nessuno ha in via cautelativa li ha sequestrato niente. Scusate, io penso che i magistrati siano andati in ferie. Allora, messo in un concesso che queste due banche, dicono molti, debbano essere salvate, ci si chiede anche, ma sto miliardo che manca, è possibile che non lo si riesca a trovare? Detto questo, poi sentiamo Jacopo Berti, sentiamo delle reazioni che abbiamo raccolto questa mattina, vediamo.
per salvare queste due banche ci vuole 1 miliardo di euro. Mi sembra logico che buon senso e buon gusto ci porti a definire che conviene investire questo 1 miliardo di euro, magari strafregandocene dall'Europa, ma salvando i risparmi e soprattutto non sprecando 10 miliardi di euro per una liquidazione. Non ha dubbi il presidente del Veneto Luca Zaia, quel 1 miliardo e 200 milioni che Unicredit e Intesa San Paolo sono invitati caldamente a mettere per salvare le popolari sono come l'ossigeno per un moribondo. Sospiro di sollievo per lo scampato pericolo bail-in, ma quale pericolo dicono le associazioni? Un bail-in vuol dire azzerare gli obbligazionisti, sono garantiti dallo Stato, quindi in questo caso era impossibile azzerarli, azzerare i conti correnti. Sopra i 100.000 euro questa banca non ha più conti correnti, non ne ha di nuovi, stanno scappando i vecchi, figurarsi, e azzerare gli azionisti, siamo già azzerati, quindi questo bail-in che Padova ha scongiurato in realtà nella sostanza non esiste. Tra rabbia e rassegnazione le associazioni puntano il dito anche contro il mondo politico. La politica doveva muoversi prima, non ha capito l'entità del dramma, speriamo non sia troppo tardi. Noi come risparmiatori quello che dovevamo dare l'abbiamo già dato. Lo stato d'animo è ancora quello di coloro che sono sospesi tra la speranza salvezza e la sua inutilità. Arriva il miliardo, dobbiamo vedere le condizioni di chi mette questo miliardo. Sicuramente è uno scenario positivo che noi ci auguriamo si avveri. Questi soldi arriveranno. Non serviranno perché non recupereranno la fiducia con i vecchi azionisti e quindi con il territorio, quindi la raccolta di soldi di clienti, questa banca continuerà a non farli e fra qualche mese ci vedremo ancora qua con un'altra emergenza soldi che lo Stato dovrà tirare fuori. Allora Jacopo Berti parlava tempo fa di servizi segreti addirittura in questa vicenda. È il segreto di Pulcinella, c'era un lungo articolo sull'Espresso del 2013 che riportava profilo e per segno dicendo che c'era un coinvolgimento dei servizi segreti del Sismi all'interno di Banca di Bipolare di Vicenza, in Banca Nuova. Ripeto, basta recuperare l'Espresso. Esatto, basta recuperare l'Espresso, poi uno legge questa inchiesta giornalistica e si fa le proprie idee, come sono le inchieste giornalistiche che prendono, mettono assieme dati, uno legge e dice mi è piaciuta, non mi è piaciuta. Però ripeto, è un numero dell'Espresso, è recuperabile. Ma magari l'abbonamento ai magistrati. Esatto, allora, e questo è un tema. Dall'altra parte io concordo nel dire che da una parte c'è il salvataggio di istituti e dall'altra parte ci sono le responsabilità. Le due cose non si devono toccare, ma ricordiamoci che ci sono 11 progetti di legge parlamentari fermi per la richiesta della commissione d'inchiesta parlamentare sulle banche di tutta Italia. Fermo e non la mandano avanti. Ma perché non la mandano avanti? Perché evidentemente non c'è la volontà di andare a fondo delle questioni, perché una commissione d'inchiesta parlamentare ha gli stessi strumenti della magistratura, ok? Certo. E quindi dopo viene fuori tutto anche sui giornali, mentre la magistratura non può venire fuori perché è segreto d'indagine. E questo è un primo tema. Secondo tema, nel momento in cui io Stato o io insomma società civile decido che voglio andare a salvare e preservare questi due istituti, ma ci deve essere una richiesta, una clausola che deve essere proprio chiarissima e perentoria. Si deve fare un repulisti totale della dirigenza che ha portato allo sfascio le banche, perché ad oggi purtroppo, e lo sappiamo benissimo, la dirigenza che ha portato in questo stato le banche è ancora all'interno di tutti i quadri dirigenziali delle due popolari. Quindi se noi andiamo a dare miliardi di euro a questa gente qua, ragazzi, gli stiamo dicendo un messaggio: è tranquillo, non si sono niente, anzi tieni pure Sky, va avanti. Ma cioè, questo è allucinante. I monetini da 2 euro qua fionda. Allora, prima repulisti totale, poi salviamo imprenditori, territorio, banche, siamo d'accordo, ma se prima non facciamo pulizia, non facciamo nient'altro che andare ad alimentare questo sistema perverso. Se non facciamo nulla, solo una parentesi, andiamo oltre. Questa famosa dirigenza di cui parli non è a costo zero nel suo posto. 8 miliardi e 6 di premi bonus, cioè, di rendimento nell'ultimo anno del suo programma. Che paese di merda che siamo? Cioè, ma altro che dopo il voto, la solita minestra. Sentite che diciamo in Forza Italia. Sempre peggio. Forza Italia! Sentite che diciamo in Forza Italia. L'Italia è la roba, l'Italia è il paese di merda, è nata perché è composta da tutti. E se devo essere sincero, io ne ho viste tanti, magnari, di tutti i colori. Allora, scusate, non è tutti i colori.
abbiamo governato, quindi uscite dalle scuole politiche dove insegnavano come si fa a rubare senza farsi scoprire. Andiamo su un altro versante, che è quello della legittima difesa. Franco Birolo, il tabaccaio che aveva ucciso un rapinatore, è stato ormai, diciamo, è vicino alla soluzione, anzi è già stato assolto. Vediamo. La Corte ritiene scusabile, oltre all'errore di valutazione, anche l'errore di esecuzione. Questo è il passaggio centrale delle motivazioni depositate ieri, con cui lo scorso 13 marzo è stato assolto in appello il tabaccaio di Civedico Rezzola, Franco Birolo, dall'accusa di omicidio colposo per aver ucciso il ladro moldavo sulla soglia del proprio negozio durante un furto. Le parole dei giudici sostanzialmente dicono che, temendo che il bandito volesse colpirlo, l'esercente premette il grilletto. 27 pagine di motivazioni in cui si è ribaltata la sentenza di primo grado, che invece aveva condannato il tabaccaio. I banditi la notte del 25 aprile sfondarono la vetrina del negozio, un'incursione di persone che avrebbero potuto senza difficoltà spingersi fino al piano superiore dove Franco abitava con la moglie e la figlia. È stato chiarito che il fatto che l'attività commerciale e l'abitazione siano un tutt'uno, divisi solo da una tenda, quindi inizialmente la magistratura mi avrebbe rimproverato di aver fatto troppo presto a scendere dalle scale, ma è così come si legge dalle motivazioni, è stato confermato che potevano far presto anche loro a salire nell'abitazione privata dove vivevo con la moglie e la figlia all'epoca minorenne. Nelle motivazioni il giudice ritiene difensiva la decisione di Franco Birolo di scendere al piano terra, recuperare le cartucce, munire l'arma e poi oltrepassare la tenda che divideva il negozio dall'abitazione per respingere gli intrusi. Dal bancone della sua tabaccheria Birolo continua a lavorare e dice che nei prossimi giorni studierà bene il contenuto di tutta la sentenza. Servizio di Valentina Visentino. Allora andiamo pochi istanti in pubblicità, centinaia di sms continuate a mandarli e poi riprendiamo dal nuovo sindaco di Piombino Dese, Cesare Mason, a tra poco, grazie.